La mia storia comincia nel 1935. Avevo 19 anni e mia madre allora faceva dei grandi progetti su di me. Pensava che io potevo aspirare a qualsiasi successo. Eravamo poverissime, ma la mia bellezza le appariva come una ricchezza da sfruttare. Secondo lei, dovevo servirmene senza scrupolo. Perché fai quella faccia? Niente. È giovane questo pittore? Ma che ti importa? Mica te lo devi sposare. Ma mi devo spogliare davanti a lui. Che c'è di male? Per il pittore tu sei come una cosa. Manco ti vede. Cioè, ti vede, ma non ti vede. Sì, non mi vede. E poi, non dovrei mica fare la modella tutta la vita. Dai pittori non c'è da aspettarsi niente. Ma conoscono tanta gente. E che vuoi dire? Che da cosa nasce cosa. È stanca? No, grazie. Buongiorno, professore. Buongiorno. Un po' tardi stamattina. Ah, beato lei, professore, che non deve prendere l'autobus. Quattro ne ho aspettati, tutti pieni. Buongiorno. Buongiorno. Sei la nuova? Io mi chiamo Gisella. Adriana Silenzi, piacere. Piacere. Va bene. Ora, mentre tu ti spogli, tu puoi fare 5 minuti di riposo. E lei, signora, se vuole, ora può anche andare. Come vede, c'è un'altra persona. Me ne vado. Arrivederla, professore. Arrivederla. Adriana? Sì? Appena finito dritta a casa, mi raccomando. Va bene. Ma non hai freddo? Perché non ti avvicini alla stufa? È diffidente tua madre, eh? Mi vuole bene. Beh, non deve essere difficile volerti bene. Vuoi fumare? No, grazie. Vuoi un cognac per riscaldarti? Sei diffidente anche tu? Eppure non si direbbe. Con quegli occhi. Stupendi proprio. Professore? Che c'è? Ha finito? Oh, scusami. Scusi lei. Io sono pronta. Non lo sa, professore, che ha fatto una buona scelta? Sei una vera bellezza. Lei è gentile, grazie. Lei? Visto che stiamo nello stesso quadro, possiamo darci del tu. Non ti pare? Andiamo a lavorare, vai. Fuori c'è il mio fidanzato, mi aspetta con la macchina. Se vuoi, facciamo un giretto. No, grazie, vado a casa. Ah, ho capito, ti aspetta lui. Chi lui? Io non ho nessuno. Nessuno? Proprio? Beh, ci vediamo domani, ciao. Ciao. Tutte le mattine prendevo il tram alla stessa fermata. Vicino al marciapiede da qualche tempo c'era sempre ferma una macchina con un giovanotto. Da principio non me ne curai, ma lui mi guardava con insistenza. E così a poco finì col rispondere alle sue occhiate. Dove vuole che l'accompagni? In via Margutta, grazie. Beh, ma ora è presto, facciamo un giretto. E dopo l'accompagno, eh? Ora facciamo i 100. I 120. Brava, lei non ha paura, eh? Quanti anni ha? Ho 19 anni. 19, credevo di più. E come si chiama? Adriana. E lei? Gino. E che cosa fa? Sono un commerciante. E la macchina è sua? Sì, è mia, perché? Le piacerebbe, eh? Oh, bella, perché non crede che sia mia? Lei è l'autista. L'autista? Ma guarda, guarda. Che cosa glielo fa pensare? Le sue mani. Non si può nascondere niente alla signorina, che occhi penetranti. Sono l'autista, va bene così? No, non va bene. Anzi, mi accompagni in città. Ma perché? Si è offesa perché le ho detto che sono commerciante? No, è le bugie che non posso soffrire. Su, torniamo. Oh, via, com'è cattiva. Io ho pensato, la signorina forse è una principessa. Se le dico che faccio l'autista, non mi guarda più in faccia.
Diciamole che sono commerciante. Ma che principessa, faccio la modella per vivere. Come lei fa l'autista. La modella? E come sarebbe? Lavoro con un pittore. Ma lei ha una madre? Sicuro, perché? E sua madre le permette di spogliarsi davanti a un pittore. Beh, cosa c'è di male? Lui mi dipinge e basta. E basta? Sì, e basta. Oh, sarò. Così sua madre è contenta? Anche mia madre da ragazza faceva la modella. È un lavoro e non c'è da vergognarsene. Ah, certo. E poi tante ragazze come me fanno questo mestiere e sono ragazze serie. Comunque, se dipendesse da me, lei la modella non la farebbe. Lei è una ragazza che deve stare in casa, sposarsi, avere bambini, stare con il marito. Sono le cose che penso anch'io. Restammo così un pezzo in silenzio. Io mi aspettavo che mi baciasse, ma lui non mi toccò neppure. Ed io fui insieme delusa e contenta della sua discrezione. Qualche giorno dopo non fu così. E adesso ho una bella cosa per te. Ti piace? Oh, molto. Lo desideravo tanto, sai. Mi sembrava impossibile che tu potessi indovinare. Ma tu indovini tutti i miei pensieri. Che curioso, desideravi proprio un anello? Perché con questo non intendevi... Certo, come no? È proprio quello che volevo. Ma io faccio sempre le cose in regola. E ora indovino che cosa desideri. Mamma, mi sono fidanzata. E con chi? Con un pittore? Oh no, è un giovane che lavora. Si chiama Gino. Gino Molinari. E che fa? L'autista. Ma come? Ti sei fidanzata senza dirmi niente? Ma io t'ammazzo! Oh, ma... Questa volta t'ammazzo! Ma che ho fatto? Vieni qui! Io t'ammazzo! Io che ci speravo tanto, che ti vedevo diventare ricca. O invece ti sei fidanzata con un morto di fame. Ma non è un morto di fame! Un autista! Sarai una disgraziata e finirai come me. Ti sposerà, gli farai da serva e farai da serva ai suoi figli. Ma ci sposeremo quando avrà abbastanza soldi per farsi il tassì? Sì, campacavallo! Non portarmelo qui, eh? Fa come ti pare, non voglio vederlo! Non portarmelo qui! Mamma, questo è Gino. Piacere. E su, vieni. Vedrai che tutto andrà bene. Dammi un bacio. Ma no, c'è tua madre. Ma che me ne importa? Veramente da mangiare ce n'è per due soli. Tu, Adriana, non mi avevi detto niente. Ad ogni modo posso uscire. Per carità, signora, ci arrangeremo. Ma tanto per dire, io sono sicuro che lei all'età di Adriana era anche più bella. E che ne sa lei? Si capisce, sono cose che si capiscono. Ah, ma hai ragione. Mamma era bellissima. Era la più bella del quartiere. È vero, mamma? Sì, allisciami, allisciami. Oddio, certo, all'età sua ero famosa in tutta Roma. Come modella, Però io sarò stupido, sarò poco moderno, sarò tutto quello che vi pare, ma questo fatto che Adriana debba spogliarsi tutte le mattine davanti ai pittori, insomma, non mi va giù. Perché? Ma perché? Perché non è morale. Ah, non è morale, Non è morale. È morale invece spacchinare tutto il giorno, lavare i piatti, cucinare, stirare, spazzare, strofinare per terra e poi la sera vedersi arrivare a casa il marito stanco morto che appena mangiato se ne va a letto, si volta verso il muro e se la dorme. Questa è morale, Non avere un momento di respiro, soffrire, diventare vecchia, brutta. Questa è morale. Ma sapete che vi dico? Che si vive una volta sola e dopo morta, buonanotte. E come ne potete andare al diavolo, voi e la vostra morale? Ma no, voi dite quello che non pensate. Sicuro che lo penso. Ma cosa credete? Che io sia contenta che Adriana si è messa con uno spiantato come voi? Che con la sua bellezza debba farla serva a voi tutta la vita, Mi sbagliate proprio. Tu strilla, tanto io gli voglio bene. Adriana! Oh, ciao! Ciao. Riccardo già lo conosce, eh? Ti presento il nostro amico, il dottor Astarita. Felicissimo di conoscerla, signorina Adriana. Gisella mi ha parlato di lei, ma devo dire che la realtà supera ogni descrizione.
Grazie. Vi vengo a prendere stasera alle 6. La signorina Adriana viene con noi? No, grazie, ho già un impegno. Ma sarà per un'altra volta, adesso al lavoro. Spero di rivederla, signorina. Presto. Buongiorno. Arrivederci. Ti piace? Chi? Astarita. Oh, è un uomo simpaticissimo. E sai, è un pezzo grosso del fascio, l'ideale come amico, no? E allora perché non te lo pigli? Ma io, Riccardo... E io, Gino. Ci siamo fidanzati. No, davvero? Boh, meglio così. Un fidanzato per casa serve sempre. Ma vedi, con Astarita, a parte il fatto che è molto ricco, uno non corre il rischio di sposarsi perché è già sposato. Ah, pure. Ma niente paura, la moglie la tiene al paesello. Se ti dico che è l'ideale... Sì, l'ideale. Ciao, e pensaci. Un giorno, approfittando dell'assenza dei padroni, Gino mi portò a vedere la villa dove lavorava. Ho fatto male a venire qui. Ma perché? Sta tranquilla, che non ti mangio. Non mi hai capito. Ho fatto male perché dopo mi vergognerò della mia casa e del mio quartiere. Che ci vuoi fare? Dovevi nascere milionaria. In questo quartiere non vivono che milionari. Sai, mangiano in piatti di porcellana, eh? Ma la frutta e i dolci li mangiano in piatti d'argento. Le posate sono tutte d'argento. Mangiano 5 portate, bevono 3 specie di vino. Poi escono dalla sala da pranzo e si fanno portare su questo tavolino all'hotel i liquori. E hanno figli? No, hanno 3 cani. Ah, vuoi vedere la camera da letto? Che hai? Niente. Guardavo una poveraccia di mia conoscenza. Ma chi? Quella lì. Ah, e tu non ti specchiare. Adesso ti faccio vedere una bella cosa, eh? Guarda che vestiti meravigliosi. Tra qui e quelli che sono di là nel guardaroba sembra una sartoria. Perché me li fai vedere? Che me ne importa? Io credevo che ti interessassero. Non sono venuta qui per vedere i vestiti della tua padrona. Dov'è la tua camera? È giù, perché? Non fare lo stupido, lo sai meglio di me che non sono venuta qui per vedere la casa o il guardaroba della tua padrona. È carina la tua stanza. Oh, sei tu? Sì, quando ero militare. E chi ti tiene a posto la roba? Ma c'è una cameriera. Anche la stanza? Sai, faccio tutto da solo, sono abituato. Come vedi, sarò un marito perfetto. E che stai leggendo? Ma un romanzo. Gino, lasciami, ti prego. Perché? Ho paura. Ma io ti voglio bene. Andiamo via. Sei la mia vita. Ti voglio bene. Come mai così tardi? Dove sei stata? Adesso sono sicura che Gino non ti sposa più. Perché dici questo? Lo sai benissimo. Adesso mangia. Io non mangio se prima non mi dici quello che pensi. Perché fai quella faccia contenta? No, io non faccio nessuna faccia. Sì che la fai. Visto che vuoi saperlo, sta a sentire. Gino non ti sposerà più perché quello che voleva da te lo ha già avuto. Si divertirà con te e non ti darà neanche uno spillo da quel morto di fame che è. E alla fine ti pianterà. Non è vero. Lo so. Tu non vuoi che io mi sposi. Io volevo che tu stessi bene. Questo soltanto. Astarita, non ha niente in contrario che tu continui a vedere Gino. Se ti fa piacere che lo sposi anche. Cosa gli dico? E lo ringrazio, ma niente da fare. Ma perché? Perché voglio bene a Gino. Ma se ti dico che Gino non saprebbe mai niente. È proprio per questo. Attenzione, c'è Gino. Ciao.
Ciao. Buonasera. Ci fa l'onore di mangiare qualcosa con noi stasera? No, grazie, un appuntamento con Riccardo. Me ne vado subito. Allora, se permette, mangiamo noi. Per me, fate pure. Due pizze. Indovini un po' che cosa sto pensando. E come faccio a indovinarlo? Una signorina come lei chissà cosa può pensare. Penso che lei è un uomo molto fortunato. E perché? Perché sposa Adriana. Perché di solito gli autisti se la fanno con le cameriere. Ma Gisella! Ah, è vero. È vero. Infatti l'autista che c'era prima di me sposò la cuoca. Si capisce, anch'io avrei dovuto sposare una cuoca. Però preferisco che Adriana non faccia la modella. Non per il mestiere in sé, ma perché in questo mestiere si fanno certe conoscenze. Alludi a me, forse? La prima gallina che canta ha fatto l'uovo. Arrivederci. Ci vediamo domani, Adriana. Ciao. La tua Gisella mi sembra quella che al mio paese si chiama una buona donna. Gisella lavora, come me. Ma veste molto meglio di te. Chi glieli dà tutti quei vestiti? Il fidanzato? No, i fidanzati. Comunque, senti, o io o lei. E che vuoi dire? Se vuoi continuare a vederla, devi rinunciare a me. O io o lei. E va bene, rinuncio a lei. Ma non mantenni la promessa. Una domenica che Gino era fuori con i suoi padroni, Gisella mi invitò a fare una gita con lei e il suo fidanzato. Ciao, Gisella. Ciao, Adriana. Come va? Ciao. Ciao. Oh, non t'avevo detto che c'era anche il dottor Astarita. No. È arrabbiata perché Gisella ha fatto venire anche me? Ma no, che vuole che me ne importi? E invece sì. Avrebbe preferito che io non venissi. Ebbene sì, non mi piacciono i sotterfugi. Insomma, io le sono antipatico. Ma se nemmeno la conosco. Lo sa, da quando l'ho incontrata, io l'ho fatta seguire. E l'ho seguita anch'io. Io so tutto di lei. Allora saprà anche che sono fidanzata? Sì, però non ne parliamo. Lei mi piace, Adriana. E va bene. È la verità. Lei mi piace molto. Non può neanche immaginare fino a che punto mi piace. Me l'ha già detto 3 volte. Vorrei renderla felice. Allora mi lasci la mano. No, mi dia anche l'altra invece. E che vuole, manettarmi? Beh, come vanno i piccioncini? Credete che non vi abbia visto? Non hai visto proprio nulla. Via, via, non avere paura. Tanto non diremo niente a Gino. Buongiorno, signori, buongiorno. Si accomodino, prego, prego. Da questa parte, prego. Ah, sentirà che cucina. Abbiamo tutte le specialità, venga. Ah, che bel calduccio. Mando il cameriere. Mi perdoni. Non vorrei guastarle la gita con la mia presenza. Ma se lei vuole, posso andarmene subito. No, resti. Io al posto di Adriana non rinuncerei a nulla. Né a Gino, visto che le piace tanto, né all'uomo serio. Prenderei l'uno e l'altro. E può anche darsi che Gino non avrebbe niente in contrario. Gino? Soltanto se sapesse che oggi sono venuta qui a fare questa gita con voi, mi lascerebbe. E perché? Vuoi proprio saperlo? Perché non vuole che ti frequenti? Brutto, sporco, straccione ignorante. Mi piacerebbe proprio dirglielo che oggi sei stata con me, con lui e con lui. Ballate un po' anche voi. No, no, non ne ho voglia. Uffa, quanto sei noiosa. Era per stare un po' allegri.
Forse non sai capire tu. Non dimenticare le mie parole. Ti t'amo tanto da morire. Tu per me sei forse più del sole. Non mi farei mai soffrire. Stupida. Se entrasse Gino e vi vedesse ballare così stretti, chissà cosa direbbe. Credo che mi hai fatto bere troppo. Gira la testa. Mi sento male. Lasciami sola. Ti prego. Ora tu mi odi, eh? No. Devi perdonarmi, Adriana, perché ti voglio bene. Prego, Gisella, smettila. Oh, l'innocentina, le dà fastidio anche se canto. E smettila. Che sarà mai se non voleva ha fatto male? Se io non volessi, tu neanche con la forza potresti costringermi. Ma le voleva, e come? Perciò è inutile fare tante storie. E se mi va di cantare, canto. La 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 la. Smettila, vigliacca! Smettila! Falla finita! Ora ti sposerai, è vero? Ma a quale prezzo, figliola? Non potrai essere più una buona moglie. A questo no. Per me è come se non fosse successo nulla. Sono sicura che sarò una buona moglie. Ti sei sinceramente pentita? Sì, padre. Devi far presente al tuo fidanzato che i rapporti con lui non possono continuare in questo modo. Gliel'ho detto. E quando vi sposate? A Pasqua. Sarebbe meglio che vi sposaste subito. Non possiamo. Io devo farmi il corredo e lui deve andare al suo paese per parlare con i suoi genitori. Comunque devi sposarti al più presto. E cerca di pregare, figliola. Questo ti aiuterà contro le tentazioni. Pregherò. In quanto a quell'altro uomo, non devi più vederlo per nessun motivo. Questo non dovrebbe esserti difficile, visto che non l'ami. Se insiste, se si presenta, mandalo via. Lo farò. Gino. Perché sei venuta? Ci sono loro. Avevo bisogno di vederti. Beh, che vuoi? Niente. Gino, mi vuoi bene? Oh, e me lo domandi. E mi vorrai sempre bene? Ma sempre, certo. Ci sposeremo presto, vero? Ah, si direbbe che non ti fidi di me. Non abbiamo deciso di sposarci a Pasqua. Sì. E non ti ho dato i soldi per mettere su la camera. Sì. E allora, quando dico una cosa la faccio. O è tua madre che ti mette su? Oh, no, non è mia madre. E dimmi, vivremo insieme? Ma si capisce. E saremo felici. Beh, quello dipenderà da noi. E vivremo insieme, vero? Oh, me l'ha già domandata, ti ho già risposto. Scusami, ma qualche volta mi pare impossibile. Ma io non so perché fai tante storie. Hai ragione, sono una stupida. Ah, non dico questo, ma continui a preoccuparti. Ti amo, Gino. Adriana, c'è una lettera per te, l'ha portata un signore. Tieni.
Dice che è importante, ti aspetta nel suo ufficio, è urgente. E tu che gli hai detto? Niente, mi ha domandato che lavoro facevamo e vorrebbe che gli cucissi delle camicie. Se vai da lui, guai a te. E chi ci va? Ma ti ha parlato di me? Sì, voleva sapere quando ti sposavi. Ti ha dato dei soldi? Perché? Doveva darne? Il dottor Astarita, per favore. E voi chi siete? La signorina Adriana Silenzi. Prego, accomodatevi. Grazie, Adriana. Che cosa deve dirmi? Siediti qui. Doveva dirmi una cosa importante, me la dica, se no me ne vado. Volevo rivederti, sì. E volevo anche dirti che noi due dobbiamo metterci d'accordo. In che modo? Io ti amo. Vieni a vivere con me in casa mia, come se tu fossi mia moglie. Io ti comprerò dei vestiti, dei gioielli, tutto quello che vorrai. È per questo che mi ha fatto venire qua? Non vuoi? No. Ho un'altra cosa da dirti. Una cosa importante. Che cos'è? È un'informazione che riguarda il tuo fidanzato. Gino Molinari, è vero? Sì. E tu dovevi sposarlo in aprile? Sì. Ah. Ma Gino Molinari mi risulta già sposato. E più precisamente a Antonietta Partini, fu Emilio e di Diomira Lavagna. Già sposato da 4 anni e hanno una bambina a nome Maria. La moglie abita presso la madre, a Orvieto. Non dissi nulla, Gino. Ora sentivo di odiarlo. Povera Adriana. Ma che povera, che povera. Io sono contenta, invece. Meglio morto, piuttosto che sposata a un tipo come quello. Del resto non sarà mica poi la fine del mondo, no? Di un po'. Non vorresti rivedere Astarita? No, non voglio più vederlo. Qualunque altro uomo, ma non Astarita. Ti vuole veramente bene, lui? Non devo legarmi più con nessuno. Voglio essere libera. Hai da fare tu adesso? Perché? Io ho un appuntamento. Perché non vieni con me? Vorrei presentarti qualcuno. E chi è? Oh, stai tranquilla. È una persona molto distinta, molto fine. Ma sì. Dopotutto. Signora, credo sia meglio che non aspetti Adriana stasera. C'è caso che faremo molto tardi. Andiamo. Buonasera. Buonasera. Adriana. E voi? Niente. Quella notte restai fuori fino all'alba. Tornai a casa alle prime luci del giorno. Speravo che la mamma stesse dormendo. Tieni, non toccarmi.
Lo sai che stanotte, mentre ti aspettavo, a un certo momento ho avuto paura. Paura di che? Non lo so. Mi sono sentita tanto sola. Ho provato un gran freddo. Allora mi sono messa a pensare a quella che ero stata quando mi sono sposata, quando sei nata tu. E ho avuto paura perché tutto è passato come in un giorno. E improvvisamente sono diventata vecchia. Allora ho pensato che quando sarò morta sarà come se io non ci fossi mai stata. Ma perché pensi queste cose? Sei giovane ancora. E poi che c'entra la morte? Ti dico che ho avuto paura. E allora ho pensato, e se una non volesse continuare a vivere, deve continuare a vivere lo stesso. Ti giuro, Adriana, che non vorrei vivere più. Su, su. Credimi, Adriana, non vorrei vivere più. Anch'io quella notte non avrei voluto più vivere. Questa sera però non in camera tua, ma nella stanza della tua padrona, vuoi? Ma che sei matta? È un capriccio, che ti importa? Non parliamone neppure, non voglio storie io. Beh, ho capito, me ne vado. Oh, aspetta, dove vai? No, lasciami. Vieni qui, ho detto così per dire. Andiamo su se ti fa piacere. E va bene. Però prima voglio farmi il bagno. E nella vasca della tua padrona. Come vuoi. E così tua moglie si chiama Antonietta Partini. Ma che dici? E tua figlia Maria. Non è così? Povero Gino, perché hai detto tante bugie? Perché ti amavo. Se mi amavi veramente, dovevi pensare che una volta scoperto tutto avrei sofferto. Ma tu non ci hai pensato, eh? Ma io ti amavo e avevo perso la testa. Smettila! Piuttosto metti a posto il bagno, altrimenti la padrona se ne accorge. Che fai? Ti rivesti? Già. Non vuoi restare? No. Allora non ci vedremo più? No, mai. Che sei venuto a fare? Vattene. Devo parlarti di una cosa molto importante. Beh, sbrigati, che sto uscendo. Senti, l'altra notte per caso non hai visto un oggetto nel comodino della signora? Che? È scomparso un portacipria, un oggetto di valore con un rubino. Sono sospettato. Per fortuna ieri sera è tornata una delle cameriere, così sospettano di lei, altrimenti mi avrebbero già denunciato. E a quella cameriera non hanno fatto niente? No, ma stamattina è venuto un commissario e ci ha interrogato per 2 ore. Non si vive più. E perché te la pigli tanto? Mica accusano te di averlo rubato. Per qualche giorno ne parleranno ancora e poi... La tua padrona ne ha chissà quanti di portacipria. L'hai rubato tu? Io? Ma sei pazzo. Però se vuoi saperlo potrei anche averlo rubato. Ormai posso fare tutto. E vuoi dire? Adesso prendo denari dagli uomini. Se faccio questo posso anche rubare. Ah, è così. Fai anche questo. Ma bene.
E io che ti credevo... Non lo facevo. Lo faccio da quando ho saputo che hai moglie e figli. No, cara mia, non buttare la colpa addosso a me. Non si diventa ladra o sgualdrina se non si vuole. Si vede che io lo ero senza saperlo e tu mi hai dato l'occasione per diventarlo. E adesso finiscila, mi hai seccato. Adriana, ma lo capisci sì o no che se non si trova il portacipria sono rovinato? Io perdo il posto, mi mettono dentro, finisco in prigione. E che cosa vuoi da me? Che ti venga a portare le arance quando sarai in galera? Ma lo capisci che rovini la mia vita? Se non vuoi farlo per me, fallo per la mia bambina. Mi fai pena. Anche la tua bambina adesso metti avanti. Prendilo, sta lì sul comodino, dentro la scatola. Grazie, Adriana. Grazie. Toh, prendi anche questo. Potrebbe servirti per un'altra occasione. Adriana. Adriana. Andiamo? Lui mi piace tanto. Sì, ma mi hanno detto che è la storia di un delitto. A me i delitti fanno impressione. Volete un consiglio? Siete incerte? Pensavamo di entrare. Il consiglio che vi do è di non entrare. Volete un altro consiglio? E quale? Venite con noi. Il film ve lo raccontiamo noi. Così risparmiate e fate un'opera buona. Su, venite. Siamo due anime in pena, due giovanotti bisognosi di compagnia e di assistenza morale. Non fatevi pregare. Siamo anche motorizzati. Ho la macchina qui fuori. Tu che ne dici? Se vuoi. Per me va bene. E allora andiamo. Allora, dove andiamo? Avete qualche desiderio da esprimere? Escluso cinema, teatri, sale da ballo, ristoranti, eccetera. Dove volete voi? Beh, allora ci penso io. Qualcosa che costi poco e faccia un'ottima figura. È sua questa macchina? Sì, non l'ho ancora impegnata. Ti piace? Sì, è molto comoda, però preferisco la Lancia. È più rapida, più molleggiata. Il mio fidanzato ha una Lancia. Il tuo fidanzato avrà una Lancia a due ruote. Dica un po', per chi ci prende? Ah, non lo so, ditelo voi. Non vorrei esprimere dei giudizi precipitosi. Senta, noi abbiamo accettato di venire con voi perché ci sembravate delle persone per bene. E se il mio fidanzato lo sapesse, starei fresca. Noi siamo certamente delle persone per bene. E voi siete quelle che siete. Ma che male c'è? L'importante è intendersi. Smettila, Giancarlo, ti prego. Lei è un villanzone maleducato. E scommetto che questa macchina non è nemmeno sua, l'ha rubata. Di un po'. E se ti buttassi fuori? Ci provi. Ma non gli dia retta, non sa quello che dice. Le assicuro che non aveva intenzione di offenderla. Ti ripeto che non avevi intenzione di offenderla. Ma io non ci capisco niente. Ma perché litighiamo? Siamo qui per essere allegri e litighiamo. Che ne dici? Andiamo su con loro? Per che fare? Beh, per stare insieme, no? Possiamo stare insieme altrove. Ma sì, andiamocene per conto nostro. Ciao Gisella, ci vediamo domani alla solita ora. Ciao Mino, hai fatto una conquista? Dove andiamo? In albergo no, potrebbe essere pericoloso. Andiamo a casa mia. A casa sua? E dov'è? Continuando per questo viale, in fondo. Beh, se vuole l'accompagnerò fino al portone e poi la lascerò. Mi lascerà? Ah, non le piace venire su da me. E andiamo a casa sua. No, per carità, abito in una pensione cosiddetta di famiglia. Venga su da me. Venga che le racconterò una bella favola. Una favola? Una vecchia favola che piace sempre. Non ci crede? Che ne direbbe se invece andassimo a sederci da qualche parte? O forse non le va? Al contrario. Di solito nessuno mi fa inviti del genere. Per esempio, nessuno la invita mai a cena? Sa, vanno di fretta. Io non ho mai fretta. Lei è diverso dagli altri. È la prima volta che incontro un tipo come lei. Come sono diverso dagli altri? Lei non è impaziente. Gli altri, invece. Ma forse la colpa è mia se faccio questo effetto agli uomini. Ci sarà qualcuno che cercherà di conoscerla meglio. Ma che? Dicono tutti le stesse cose. Quali? Come ti chiami? Di dove sei? Quanti anni hai? Com'è che ti sei messa a far la vita? Rispondo anch'io le stesse cose, tutto finisce lì. Preferirebbe che le parlassero.
Qualche volta avrei piacere che mi si trattasse con più simpatia. Non sono mica una bestia. Ma si direbbe che si vergognino. Io non mi vergogno. Ho simpatia per lei e non lo nascondo. Davvero? Sì. E lei? Se le dico una cosa, poi non mi prende in giro. No, di certo. Non creda che lo dica per interesse. Quando l'ho vista prima, davanti al cinema, beh, lei è il mio tipo. Adesso finiamo di bere, poi andiamo a casa mia. Vuoi? Non è possibile, è troppo tardi. Ma allora vuol dire che non ti piaccio? Ma no, è tardi. Cerca di comprendermi. Si vede che non ti piaccio. Cosa fai? Ci guardano. Non importa. Voglio darti un bacio. Andiamo, smettila. Allora andiamo a casa. Va bene, come vuoi. Ti prego, dammi un bacio. Perché ridi? Per niente, perché sono contenta. Non preoccuparti di me. Ma che hai? Beh, pensavo che adesso dovrò camminare per tornare a casa. Ma tu vieni da me, no? No, sarà meglio che me ne vada, è tardi. E cerca di capirmi, non posso avere delle avventure come Giancarlo. Per quanto mi sforzi, non mi è possibile separare il sentimento dai sensi. Tu mi piaci, ma non ti amo. Se salissi su con te, mentirei a me stesso e a te. Sì, forse hai ragione tu. È meglio che te ne vai. Ti ho offesa? No, Mino. Ma tu non provi niente per me. E allora, addio. L'indomani mi ritrovai triste e svogliata, come dopo una malattia. Pensavo a Mino. Perché mi aveva rifiutata? Non potevo fare a meno di immaginare che mi disprezzava per la vita che facevo. Per la prima volta in vita mia mi vergognai. Tirai avanti così per parecchi giorni, sperando confusamente che Mino tornasse. E nello stesso tempo avevo paura che tornasse. Forse era meglio rinunciare a Mino per sempre. Non pensarci più. Un giorno Gino mi fece sapere che voleva vedermi. Ehi, hey, ciao, cara. Ti presento il mio amico Sanzogno, questa è Adriana. Piacere. Ai! Ma lo sa che mi ha fatto male? Lei fa sempre così. Ma questo è niente, sapessi quanto è forte. Ha il pugno proibito, eh? Oh, falle sentire i muscoli. Oh! È un vecchio amico, siamo come fratelli, primo? Non siamo né amici né fratelli. Lavoravamo insieme, ecco tutto. Lo so che tu non vuoi essere amico di nessuno. Sempre per conto tuo, solo, né uomini né donne. Ma chi ti ha raccontato queste balle? Sto con chi mi pare. Beh, l'ho detto così per dire, certo io non ti ho mai visto con nessuno. Beh, tu gli affari miei non li hai mai saputi. Beh, quando uno ha una donna o un amico, si viene sempre a sapere. Ma non fare il cretino. Ma che, mi offendi anche? Sì, non fare il cretino, se no ti spacco la faccia. Di un po', mi ha chiamato per queste storie tra voi due? Va bene, io me ne vado. Ehi, primo, senza rancore. Ciao. È un tipo fatto in quel modo, ma non è cattivo. E poi è utile. E adesso veniamo a noi. Cosa volevi? Tieni. E perché? È la tua parte, non fare domande. Prendi e sta zitta.
Stasera stiamo insieme, no? Voglio fare la pace con te, ti ho chiamata per questo. Ma è la parte di che? Del portacipria, l'ho venduto, se ne è incaricato Sonzogno, l'amico, là. E questa è la tua parte perché sei stata buona e me l'hai ridato. Ma tu non l'avevi ridato alla padrona? Non ce n'è stato più bisogno, perché tutto è tornato a posto. E come sarebbe a dire tutto è tornato a posto? Ti ricordi la cameriera? Era sospettata anche lei, no? E allora? E allora, mi stava un po' sul naso perché sparlava di me. Continua. E quando le cose si misero male, interrogatori, perquisizioni, eccetera, beh, la padrona aveva certi dollari nel cassetto. Io li presi e li nascosi nella stanza della cameriera, capisci? Lei giura che è innocente, così impara a sparlare di me. Che prendi un caffè? E dov'è quella donna? Dentro, il commissario ha detto. Stia tranquilla, signora, che con le buone o con le cattive finirà per confessare. E come si chiama? Luisa Mellini. Ma sai che sei un gran vigliacco. Ma che dici? Fai andare dentro un innocente e poi hai il coraggio di riderci sopra. Sei proprio un vigliacco. Smettila di darmi del vigliacco, sai? Perché? Penso che sei un vigliacco e te lo dico. Tanto è inutile, vigliacco sei e vigliacco rimani. Adriana! Adriana! Non puoi lasciarmi così. E aspetta un momento. Lasciami in pace. Ma io ti voglio bene. Anch'io ti ho voluto bene, ma adesso è finita. Lasciami! Di un po' questo qui che mi lasci in pace! Hai sentito cosa ha detto la signorina? Ma tu che c'entri? Così impara, andiamo. E così Gina uscì definitivamente dalla mia vita. Ora vedevo spesso Sonzogno. Era un tipo strano, parlava pochissimo. Ma una sera ruppe il suo abituale silenzio. Sai, Adriana, che ho pensato? Hai pensato? Ma guarda che novità. E dimmi un po', che hai pensato? Beh, noi due andiamo d'accordo. Anzi, ti faccio una proposta. Io ho un po' di soldi. Andiamo via insieme a Milano. Là ho qualche amico. Voglio mettere su un garage. Poi, se vuoi, potremo anche sposarci. Come corri? Ci conosciamo da pochi giorni. Beh, meglio. Io per me sono stanco di vivere solo. A stare soli si finisce per fare qualche sciocchezza. Allora, mi vuoi sposare? Ma sul momento non saprei cosa dirti. Dammi il tempo di pensarci. Ma certo, pensaci. Io non posso stare più tanto solo, Adriana. E che ti è successo? Sono un disgraziato io. Guarda, adesso ti dico una cosa che non ho mai detto a nessuno. Di te mi fido. Io sono quello di Via Palestro. Via Palestro? Perché? Avevo un oggetto da vendere e lui mi voleva dare 4 soldi. Io già l'odiavo per un'altra volta che mi aveva truffato. Gli dissi, tu sei un ladro. E lui mi rispose una cosa che mi fece perdere la pazienza. Che cosa? Che se non me ne andavo subito mi denunziava. Allora dissi, basta. E come si voltava, preso un fermacarte e... Oddio, ma perché lo hai fatto? E perché me lo hai raccontato? È meglio che te ne vai e che mi lasci sola. Ma che ti prende? Mi devo abituare a quello che hai fatto. Non credere che ho paura di te. Non ho paura. Non vorrai mica denunziarmi, eh? Oh no, sta tranquillo. Non ti denunzierò. Intanto vuoi che me ne vada, eh? Ma dicevo così per dire. Se vuoi restare, resta pure. Vuoi dormire qui? Vuoi andartene domani mattina? Vuoi? No, c'ho da fare. È un regalo. Non dire nulla, Gino, se lo vedi. Me l'aveva dato lui. È l'oggetto che dovevo vendere. Vale parecchio. Adesso è tuo. Così sai che ti voglio bene. Grazie. Questo è l'oggetto rubato.
Vorrei che lei lo restituisse alla padrona. L'hai rubato tu? No, non l'ho rubato io. E questo è il nome e l'indirizzo di quella signora. Va bene, sarà fatto. Ma guardi, padre, quella donna sta in prigione. E finché non esce io non avrò pace. Ci andrò oggi stesso. E Dio ti ricompenserà per questa buona azione. Grazie, padre. C'è di là uno che ti vuole assolutamente parlare. E chi è? Ma non so, è un giovane Bruno. Passavo qui sotto e ho pensato di farti una visita. Ho fatto male? Ma per niente. Hai fatto benissimo. Sai chi sono? Mi riconosci? Sono così contenta di rivederti, Mino. Anche a me fa piacere. Ora, senti, devo chiederti un favore. Dovresti tenermi soltanto per qualche giorno questo pacchetto. Verrò io a riprenderlo. Se non vuoi che questo. Non vuoi sapere cosa c'è dentro? Può essere qualcosa di pericoloso. Ebbene, pazienza. Potrebbe essere della refurtiva, potrei essere un ladro. No, non ne hai la faccia. Ci vuole altro. Vieni, vieni qui accanto a me. In fondo sei proprio tu che muori dalla voglia di dirmi cosa c'è in quel pacco. Non ci tengo affatto. Comunque devo dirti quello che contiene, altrimenti sarebbe immorale. Ebbene, contiene materiale di propaganda. Contro il governo. Ma è pericoloso. Infatti. E ora decidi tu se vuoi farmi questo favore o no. Ma io non lo dicevo per me. Mi preoccupavo per te. Se è per me, accetto. Ma non capisci che non mi importa niente. Andrò in prigione con questo. Perché piangi? Scusami. Non lo so neppure io. Forse perché vorrei che ti rendessi conto che ti voglio bene. E che sono pronta a fare qualunque cosa per te. Questa storia del pacchetto è soltanto un pretesto. È vero, mi occupo di politica, ma dal giorno che t'ho incontrata non ho fatto che pensare a te. Volevo rivederti, non sapevo come fare. E così ho trovato un pretesto. Avresti potuto venire semplicemente, senza pretesti. Io ti ho aspettato tutto il tempo. Sarei venuto, come dici tu, a trovarti, se avessi avuto soltanto desiderio di te. Ma non era solo questo. Mino, sono tanto felice. Passarono 2 mesi. Ora con Mino ero felice. E per lui aveva abbandonato la vita di prima. Ma una mattina... Polizia, dobbiamo fare una perquisizione. Oddio, perché? Siamo gente per bene noi. Non vi spaventate, è una formalità. Poi ce ne andiamo. Porca miseria. Di là chi c'è? La camera da letto, ma adesso c'è mia figlia che sta dormendo. Beh, ditele che si alzi. Adriana? Adriana, c'è la questura. Si capisce, qualcuno avrà parlato. Ma no, non ha parlato nessuno. Vanno alla cieca, cercano. Sai che ti dico? È meglio che te ne vai via di qua. Verranno sicuramente a cercarti. Questo è giusto. È meglio che te ne vai. Ma dove posso andare? Mi cercano dappertutto. Nasconditi per qualche giorno, poi si stancheranno e non ti cercheranno più. Senti, perché non vai nella casa di campagna di Giancarlo? Giancarlo? Giancarlo, quello è un fascista. Non sospetteranno mai di lui. Ma cosa posso dirgli? Se sa la verità, non accetta. Un'idea. Quello pensa solo alle donne. Digli che ci vai con una donna. Proprio così, con una donna. Potresti dirgli che vieni con me?
vado a preparare le stanze sopra. Grazie. Ci venivi spesso qui? Sì, mi invitavano e venivo ogni anno in autunno, fino all'età di 15 anni. E perché non ci sei più tornato? Che cosa ci verrei a fare? Giancarlo ha preso una strada, io un'altra. Non siamo più neppure amici. Vieni a vedere il giardino. Ma com'è piccolo. Io me lo ricordavo più grande, immenso. È proprio vero che non bisogna tornare dove si è stati felici da ragazzi. Perché? Io penso invece che ti farebbe bene. La campagna riposa. Senti che silenzio. Mia madre anche lo diceva. Sai che tu dici molte cose proprio come lei? Avete la stessa opinione su quasi tutto. Per esempio? Quando ti raccontai che mi occupavo di politica, tu mi hai detto spaventata, ma è pericoloso, è proibito. Ebbene, mia madre avrebbe detto la stessa cosa, con la stessissima voce. Vuol dire che tua madre ti vuole bene come te ne voglio io? Prendere la laurea, farsi una posizione. Beh, perché? Cosa c'è di male? Io non ti capisco. Sei intelligente, colto, serio. Tutte belle qualità. Dovresti ringraziare il cielo, e invece sembra che ti dispiace di averle. Per quel che mi servono, avrei preferito essere un altro, qualunque altro. Vuoi sapere cosa avrei voluto essere io? Sentiamo. Quello che sei tu e che ti dispiace tanto di essere. Avrei voluto nascere in una famiglia ricca, che mi avesse dato una buona educazione. Vivere in una bella casa, passare come te l'estate al mare o in montagna. Avrei voluto sposarmi con un uomo che mi amasse, vivere con lui e avere dei figli. Ero riuscita a persuaderlo che tornare subito sarebbe stato troppo pericoloso per lui. Così eravamo restati ancora una settimana, ma alla fine dovetti cedere e riprendemmo il treno per Roma. Non farmi stare in pensiero, promettimi che vai da Tommaso. Va bene, però adesso ti riaccompagno a casa. Ma perché a casa? Vengo io domani a trovarti da Tommaso. No, vengo adesso, così staremo ancora un po' insieme. Vuoi sederti? Oh, no, grazie, scendo tra poco. Ma siedi. Andiamo insieme a casa tua. Come vuoi. Ma che cos'hai? È meglio che non mi accompagni a casa e che scendi alla prossima fermata. Perché? Ho paura che le guardie ti aspettino a casa mia. Hai ragione. A domani. Da Tommaso. Sono tornato parecchie volte senza trovarti. Dove sei stata? Fuori? Lasciami. Chi era quello? Chi quello? Quello del tram. Un amico. Lo hai più veduto, Gino? No. Da qualche tempo ho l'impressione che mi seguono. Due persone possono aver fatto la spia. Tu o Gino? Ma Gino non può avere interesse a denunziarti. Così penso anch'io, però... In quanto a me puoi star sicuro che non ho detto nulla. Lo spero per te. Senti, è meglio che te ne vai. Perché? Perché amo un altro uomo e non voglio tradirlo. Chi? Quello che era con te nel tram? No, è uno che tu non conosci. E adesso vattene, lasciami in pace. Cammina. Ho pensato sempre a te. Nessuno mi conosce meglio di te. Tu sai tutto. Ma io non so nulla. So solo quello che hai fatto quella volta. Ma io non parlo. Ma che hai deciso per quella mia proposta? Di andare a Milano? Sì. E sposarci.
E non hai paura che ti riconoscano? No, prima ho detto così per dire. In realtà, neppure sanno che io esisto. Oh, scusa un momento. Doveva venire qualcuno. È meglio che vada ad avvertire la mamma che lo mandi via. Adriana, e quando sei tornata? Adesso non ho tempo, devo andare via. Di là c'è uno, se chiede di me, digli che non sa niente. Ma che è successo? Ti racconterò dopo. Oh, Adriana. È qui Mino? Sì, è stato qui. Ma poi è andato a trovare certi suoi amici. Ma come? Se gli avevo detto che non doveva andarci. Ha detto che preferiva la prigione piuttosto che sentire gli strilli dei bambini. Ma tu sta tranquilla. Non gli succede niente, puoi trovarlo più tardi alla pensione. Prima andava al cinema con gli amici. Beh, arrivederci, Tommaso. Arrivederci, Adriana. In questo momento ha inizio la sfilata dei reparti di camicie nere. Per la via dei trionfi, le coorti avanzano con il passo romano di parata. È in testa la 112esima legione dell'Urbe con il Lavaro. La folla guarda compiaciuta queste quadrate legioni che, secondo la parola del Duce, rappresentano il fiore del fascismo e garantiscono la più salda difesa della patria e del regime. I reparti ora passano per la via dell'Impero, dirigendosi verso Piazza Venezia, dove parteciperanno alla cerimonia del Vittoriano. Le autorità lasciano il podio e si dirigono anch'esse verso Piazza Venezia. Sull'altare della patria prestano servizio d'onore due picchetti di rappresentanza delle forze armate in alta uniforme. Ai lati della tomba del milite ignoto sono state già deposte le corone del sovrano, del duce, del segretario. Signor Diodati. L'hanno arrestato i fascisti in un cinema poco fa. Chissà dove l'hanno portato. Sei tu che hai fatto arrestare Mino, ne sono sicura. Chi? A non fingere di non saperlo. Mino Diodati, uno studente. Lo hanno arrestato poche ore fa, penso per ragioni politiche. Chissà che cosa gli faranno. No, sta tranquilla. Se fosse un operaio, forse, ma uno studente. Ma io non voglio che stia in prigione. Sono sicura che sei stato tu a mandarlo dentro. Fallo scarcerare, non può aver fatto niente. Sappi che non ho mai mandato nessuno in prigione. Faccio soltanto il mio dovere. E nemmeno so chi sia questo tuo studente. Tu mi vuoi veramente bene. Dovresti saperlo da molto tempo. Ti voglio bene, Adriana. E allora, dimostramelo. Aspetta. Mamma.
Mino. Tua madre è uscita. Quando ti hanno rilasciato? Stamattina. No, lascia chiusa la finestra. Sei stanco? No, non sono stanco. Vuoi che me ne vada? No. Vuoi che io stia qui con te? Sì. Mi vuoi bene? Sì. E adesso dimmi cosa è successo. Dopotutto, anche tu devi sapere cosa è successo. Ebbene, da ieri sera sono un traditore. Un traditore? Ma che dici? I miei amici avevano avuto sino a questo momento una grande fiducia in me. E io ero così sicuro di sapermi controllare che quasi speravo di essere arrestato e messo alla prova. Ebbene, sai che cosa ho fatto quando la prova è venuta? Ho detto tutto quello che sapevo. È bastata una notte di interrogatorio per farmi parlare. Ed è per questo che da ieri sera non ho più rispetto di me stesso. E non ho più alcuna ragione di vivere. Hai avuto paura? Ho avuto paura. Mi ero preparata alla violenza morale, non a quella fisica. Evidentemente non sono un eroe. E i tuoi amici? Quali amici? Tullio, Tommaso. Non so. Li arresteranno. Mino, perché hai fatto questo? È quello che mi rimprovero anch'io. Ma se non li arrestano, niente è irreparabile. Loro non sapranno mai che... Ma io lo saprò. Saprò sempre che non sono più quello di prima, ma un'altra persona. E quest'altra persona non mi piace affatto, questo è il guaio. Ma a tutti può succedere di avere un momento di debolezza. Sì, ma non capita a tutti di morire, malgrado questo, di continuare a vivere. Sai cosa mi è successo quando ho parlato? Sono morto. Morto, semplicemente. Morto per sempre. Smettila! Secondo te che dovrei fare? Non pensarci più. Quello che è stato è stato. Ecco quello che devi fare. E poi? E poi rimetterti a studiare. Prendere la laurea e tornare dai tuoi. Se necessario, parti anche domani. Se necessario, non vediamoci più. Purché tu sia felice. Non potrò più essere felice. Io ho tradito. Senti, sarò una ragazza ignorante, ma certe cose le capisco meglio dei tuoi amici e anche meglio di te. Io pure ho provato quello che adesso provi tu. Mi sentivo così infelice. Avrei voluto essere un'altra, e invece capivo che era impossibile. E che ormai sarei stata sempre quella che ero. Mi sentivo addosso una vergogna, una disperazione. A momenti pensavo che volevo morire. Poi mi bastava entrare in chiesa, mettermi a pregare. E dopo tutto era finito. Se ho ben capito, tu vuoi che accetti quello che ho fatto, senza mai rivoltarmi. Tu vuoi che accetti quello che sono divenuto, senza più giudicarmi. Ma non vuoi capire che cosa ho fatto. Non vuoi capire. Ti prego, lascia la finestra. Bisognerà che prenda l'abitudine a farmi guardare in faccia. Prima o poi ci riuscirò. Ma per adesso è ancora presto. Dove vai? Me ne vado, ma tornerò a riprendere le valigie. Aspetta un momento, vengo con te. Non voglio lasciarti solo. Solo? Mi sarà difficile star solo adesso. Thank you.
Ancora, signore? Sì, grazie. Ti stai annoiando? No, ma non vuoi tornare a casa. Perché? È tardi. Beh, anche se è tardi. Adriana! Oh, signorina! Cos'hai? Non è niente, grazie. Forse hai preso freddo, andiamo a casa, su. Grazie. Quel malessere che ho avuto prima non era una cosa normale. Qualche giorno fa sono andata dal medico. Avrò un bambino. Un bambino? Sì. Sei contenta? Sì, perché è tuo. E anche perché forse ora puoi dirmi: abbiamo un bambino e allora... E allora cosa? Allora hai una ragione di vita, dimentica tutto. Fa quello che vuoi. Lasciami. Lasciami pure. Non importa. Io me ne andrò. Ti chiedo perdono. Non ti curare di me e di tutto quello che dico. Pensa al tuo bambino. Ma come faccio a non preoccuparmi di te? Cosa potresti fare per me, tu? Vuoi che gli parli? A chi? Ad Astarita. E che può fare Astarita? Molto. I verbali dell'interrogatorio sono l'unica prova che c'è contro di te. Vuoi che gli parli? Vado a telefonargli. Va bene. Fatto. Vieni a casa. Andiamo. E allora dovrebbe portarti i verbali qui per niente. Farei ogni cosa per te, Mino. Ma ti giuro che Astarita mi darà i verbali per niente. Una volta mi ha avuta con l'inganno, ma non succederà più. Io sono la tua donna, Mino. Non sarò mai di nessun altro. E lui resta qui. Perché sei venuto? Sei scappata per andarmi a denunziare, eh? Io non ti ho denunziato. Ringrazia Dio che sei una donna. Vattene! Sei un imbecille. Coi tuoi muscoli credi di farmi paura, eh? Vattene o ti do questo sul muso! Che succede? Di a questo qui che se ne vada, non so cosa vuole da me. Ah, tu non vuoi andartene. E invece io ti dico che tu te ne andrai. E subito. Vuoi andartene, sì o no? Dimmi come ti chiami. Dimmi il tuo nome, presto. Allora non vuoi dire il tuo nome e non vuoi neanche andare via. È così. E ora fila. Presto. Chi è? Non l'ho mai saputo. So solo che si chiama Carlo. Come stai? Bene. Sei stato molto gentile con me. Ti ho telefonato per un altro favore. Dimmi. Quell'uomo che hai interrogato. Ah, sì, ancora lui. Non si è dimostrato un eroe. Beh, suppongo che quanto ha detto voi l'abbiate scritto. Vorrei che tu facessi scomparire tutto. Tutti vorrebbero che gli incartamenti scomparissero. Gli archivi della polizia sono la loro cattiva coscienza. Scomparso l'incartamento, scomparso il rimorso. E in cambio? Nulla, proprio nulla. Voglio bene a quell'uomo e qualunque cosa succede a lui è come se succedesse a me. Tu non potresti volermi un po' di bene? No.
Da quel giorno non ho fatto altro che pensare a te. Io ho bisogno di te. Non volevo dirtelo, ma tu mi costringi. Non voglio solamente bene a quell'uomo. Ma c'è un altro legame tra noi. Aspetto un bambino. Maledetto il giorno che ti ho incontrato. Maledetto il giorno che sono nato. Il tuo studente può stare tranquillo, il suo interrogatorio non è stato trascritto. Risulta solo un politico pericoloso. Addio, Adriana. Non c'è bisogno che mi dici nulla. Tu hai ottenuto per me tutto quello che potevi. Ormai so che non ho più nulla da temere per quanto mi riguarda. Mi ha fatto compassione il tuo Astarit ed è stato coraggioso, due schiaffi, come da superiore a inferiore. In realtà ha fatto quello che avrei dovuto fare io. È strano. Chi avrebbe detto che sarebbe finita così? Dunque, avremo un bambino. Partorirai, lo stringerai fra le braccia e sarai molto felice. E ci sarà un altro uomo sulla terra. Speriamo che un giorno non debba dire come Astarit. Maledetto il giorno che sono nato. Io sono sicura che mio figlio sarà felice. Cosa dici? Che farà Sonzogno? Sonzogno era giù in strada e aspettava Astarit. Poi l'ha seguito. L'ha seguito? Tu l'hai visto? Ma sì, dalla finestra. Dove vai? Dove vuoi andare? Fermati! Ho paura che succeda qualcosa. Ma di che ti mischi tu? Sonzogno è capace di tutto. Bisogna avvertire Astarit. Ma non si capisce, uno si è gettato giù dalle scale o ce l'hanno buttato. Le guardie sono salite sul tetto e stanno cercando un altro.
era a casa. Non venne quella sera e neppure il giorno dopo. Io rimasi chiusa nella mia camera. Provavo una specie di nausea per qualsiasi occupazione. O anche semplicemente qualsiasi riflessione che non riguardasse Mino. Perché non mangi qualche cosa? No! Il terzo giorno riuscii a fabbricarmi un'idea e mi ci attaccai con tenacia. Pensavo che Mino si fosse spaventato apprendendo che ero incinta e fosse tornato a casa sua. Era una brutta supposizione, ma preferivo immaginarlo vile piuttosto che accettare l'altra ipotesi. Adrian. Adriana, quando ho aperto la rivoltella e ho visto che era stato tolto il caricatore, ho capito che eri stata tu e ho pensato a te con grande affetto. Povera Adriana, tu non conosci le armi, non sapevi che c'era una pallottola nella canna. Se fosse stato possibile, certo sarei vissuto e saremmo stati felici insieme. Ma come già ti dissi, non posso accettare quello che ho fatto. Ho pensato al figlio che deve nascere. E ho scritto in questo senso due lettere. Una alla mia famiglia, una a un avvocato mio amico. Pensa qualche volta a me. Ti abbraccio. Il tuo Mino. Era la chiesa dove ero stata tenuta a battesimo, dove avevo ricevuto la prima comunione. In quel momento sentivo che avrei fatto qualunque cosa per la salvezza di Mino, qualunque sacrificio. Inginocchiata davanti alla Madonna, pronunziai nel mio cuore un voto. Promisi di non essere più di nessuno, per tutta la vita, neppure di Mino, purché Mino vivesse. Anche a noi ha mandato una lettera. Ma cos'è questa storia del tradimento? Ne sai qualcosa tu, Adriana? Così vi importa solo del tradimento. Non di sapere se è morto o no. State tranquilli, è lui. Non parlerà più. Non correte nessun pericolo. È morto lui. È morto quello che l'ha interrogato e non ci sono neppure i verbali. Siete soddisfatti? Io penserò sempre bene di lui. Era un bravo ragazzo. Pensavo a Mino e al figlio che doveva nascere. Pensavo che se fosse stato un maschio, l'avrei chiamato Mino. E se fosse stata una femmina, l'avrei chiamata Letizia. Perché volevo che, a differenza di me, avesse una vita allegra e felice.